Cabina numero 3. Grazie. Avanti un altro. Allora, se c'è il cellulare lo lascia qua, per favore. Poi la tessera di riconoscimento e la tessera elettorale. Fermi tutti! Mettetevi a terra e portate le mani dietro la testa! Non mi avete sentito? Fate come vi dico, giuro che questa storia non va a finire bene. Ora! Di non farmi bere così tanto. Ma chi la guida la macchia degli sposi? Oh, ma che ti importa? Sono tutti ubriachi. Sì, chi se ne frega. Togliti il vestito, togliti. Ma quanta passione. Ma quanta fretta. Dovevo divento pericoloso. Sì. Allora chiudi gli occhi. Ho una sorpresa per te, uomo pericoloso. Sì. L'ho sempre detto che le francesi hanno una marcia in più. Io l'ho sempre detto che voi uomini siete tutti coglioni. Che? Ti hai ammazzato tua moglie? Posso spiegare? Non ho ammazzato mia moglie. Hai ammazzato mia moglie. Dici? È stato testato il siero che, agendo sul DNA, è in grado di modificare il carattere delle persone. Si chiama prosopon. Dal DNA sintetizzato e decodificato al computer viene isolata e modificata quella parte di codice genetico in cui sono scritti i tratti personali. Il codice, modificato artificialmente, viene reintrodotto nell'organismo attraverso un siero, il prosopon, provocando il cambiamento di carattere dell'individuo. Se voi aveste la possibilità di cambiare un tratto del vostro carattere, quale comprereste? Vorrei essere più impulsivo. Meno impulsivo e più riflessivo. Comprerei la calma, comprerei. The same as I am. Un po' più spavaldo forse, sì. Più deciso. Un po' di ribellione da distribuire un po' a tutti. Il governo ha emanato oggi un provvedimento che legalizza la vendita dei caratteri. È stato istituito il comitato scientifico Prosopon, presieduto dal professor Alessandro Merisi, inventore del siero. Ecco alcune immagini di quel che è accaduto appunto poco fa di fronte a Piazza Montecitorio. C'è stato questo momento di tensione abbastanza intenso, sono volate fumogeni contro una carica da parte delle forze dell'ordine. Prosopon abbia favorito nuovi contrasti nella nostra società è ormai evidente. La decisione di sciogliere le Camere, sentiti i loro presidenti, è divenuta obbligata. Io penso che l'Italia sia finita molto seriamente nei guai. Nel nostro paese assistiamo anche a questo abuso, che non è un semplice abuso, è un golpe. È come se qualcuno dall'alto stesse muovendo i fili e dobbiamo ribellarci a questi governi tecnici. E si debba chiedere con chiarezza a queste persone se sono i candidati del loro paese, delle forze politiche, o di questi gruppi occulti che si riuniscono a porte chiuse e decidono sulla pelle e sulla testa dei popoli. Ora! Ecco, bravi! Tutti a terra, dietro la linea rossa! Bravi, così, tutti fermi. Ma cosa sta facendo? Non si può! Non si può. E perché mai? Tanto lo sappiamo tutti cosa c'è scritto, no? Un altro voto per il PLI? Oh, che sorpresa! Ancora PLI? E PLI? 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 Ma che cosa vuole? Chi è lei? No. Ce l'ho io una domanda per lei. Mi dà la definizione di democrazia? Beh...
potere al popolo. Sintetico e superficiale. Qual è il suo nome? Qual è il suo nome? Il mio nome è... Angelo Bonfanti. Sì, signore. Ecco il suo potere, Angelo. Adesso non c'è più. C'è qualcun altro qui che crede d'avere il potere? Lei, gentile signora. Per lei, signora, abbiamo una domanda più semplice. Mi reciti l'articolo 3 della Costituzione. Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Sapevo che avrebbe citato questo articolo! Eh? È l'unico che conoscete! È la vostra Costituzione! E per questo forse lavorate tutti i santi giorni come muri, senza fottervene di chi vi comanda e decide per le vostre vite! No, cara signora, è sbagliato. Articolo 3. Dottor Linus. Generale. Perdoni il ritardo. Sa, io questa mattina mi sono svegliato, mi sono alzato, sono andato in bagno, mi sono seduto sulla tazza del cesso e proprio mentre mi accingevo a espletare il mio bisogno, è squillato il cellulare. Né prima né dopo, esattamente in quel preciso sacro momento. Mi sono detto, la vita è fatta di coincidenze. Lei ci crede alle coincidenze? Definisca coincidenza. Coincidenza. Potrebbe essere che sono state create 5 fiali di prosopo, senza che io lo richiedessi. E poco dopo ci ritroviamo a indagare su 3 differenti crimini. Strano. Non trova. Certo, se io non credessi alle coincidenze, potrei legittimamente sospettare che lei c'entri qualcosa. È considerato che è uno dei pochi a conoscere la formula del prosopo. Fortuna che ci credi, allora. Ad ogni modo, non saprei come aiutarla, generale. Noi siamo in 7 in laboratorio ed io non posso controllare gli esperimenti di tutti. E piuttosto è possibile che qualcuno sia sfuggito all'omologazione. Evidentemente la squadra di controllo non è così efficiente come si pensa. Non fare il cazzone con me. Sono stati omologati tutti. Siamo arrivati persino nel buco del culo del quartiere più periferico. Non è possibile che sia sfuggito nessuno. Tu lo sai da quanto tempo non ci sono rapine e omicidi da queste parti? 4 anni e 47 giorni. Sì, ci sentiamo domani. Grazie. Certo che tra zia. Oh, non si staccava più, Ce l'abbiamo fatta. Preferite fare un giro per Roma prima? È stupenda di notte. No, grazie. Guarda, ci porti in albergo. Non vedo l'ora di togliermi queste cavolo di scarpe. La cravatta si è attaccata al collo. Sai cosa mi piacerebbe fare adesso? Dai. In macchina, no. Hai capito, scemo. Contare i soldi. Mio zio ci avrà dato almeno 1.000 euro. Iniziamo dai tuoi genitori. Si sente bene? Tutto a posto? Asma. C'ha l'asma. Ho capito che ha l'asma. Senta, ha una bomboletta. Bomboletta, sta nel cofano. Ho capito anche questo, la prendo io. Stia calmo.
calma, eh. Faccia dei bei respiri, belli, lunghi. Brava, così, ecco. Sì, vedrai che si sentirà meglio. Qui dietro non c'è niente. Aspetti, vado io, tanto non trovo mai niente. Avrebbe bisogno di qualche iniezione di pacatezza, generale. Peccato che la legge 4646 del 2013 ha proibito la vendita dei caratteri, o sbaglio? La vendita dei caratteri aveva creato dei mostri. Non era naturale che chiunque potesse modificare la propria personalità. Il paese si era riempito di supereroi che giocavano a fare Batman, di persone prive di scrupoli, pronte a tutto pur di soddisfare le proprie ambizioni. Assassini con un quoziente intellettivo pari a quelli di un cazzo di genio. Il paese stava andando in rovina. Beh, penso che a qualcuno abbia fatto comodo che il mondo andasse in rovina. E senza crisi non c'è nessuno che impone le sue soluzioni. Senza paura non c'è il controllo. La gente è stata solo obbligata a rispettare le leggi. Fosse stato per me, ora starebbero tutti a fare sogni d'oro sotto 3 metri di terra. Proprio come tuo padre. Il nome di mio padre. Come? Stavi per dire qualcosa? Non ho capito bene. Non nomini mio padre! Il telefono. Che fai con il telefono? Devo chiamare l'ambulanza. Che fai? Ma che cosa dici all'ambulanza? Ti denuncio! All'ambulanza? Sì. Ma che cosa dici? Pronto? Salve, sì. Stavo per ammazzare mia moglie, poi non ci sono riuscito da solo. È venuto e fatto riunire le pizze e l'ho ammazzata lui. Ma sei impazzito! Devo calmi. Sparire. Lo facciamo sparire. Lo facciamo sparire. Guarda, guarda. Il dottor Linus ha imparato a fare la voce grossa. A cosa dobbiamo questa novità? È forse anche questa una coincidenza? Grande di cosa, quanto mi siete mancati! Impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Che fai? Che fai? Giù! Sapete, forse è a voi che dovrei dare fuoco! A voi! Posso andare? Io non posso trattenerla, dottore. Non ho prove contro di lei. Non ancora, almeno. Vattene a fanculo, figlio di puttana. Sappi che da oggi avrai i miei occhi addosso. Se vengo a sapere che c'entri qualcosa con il cadavere di una donna ritrovato nel Tevere, con il furto al matrimonio o con la bravata al seggio elettorale... Mi fa piacere, generale. Beh, chi sta mandando quel messaggio? Io non di certo. Beh, chi cazzo siete voi? Io faccio lo spedipizza. Lo spedipizza?
Posso sapere chi è stato minacciato? Chiama! Ancora là, fai il numero! Ancora là, fai la tua sfida!